Un attimo che mi riprende col direttore, va bene? Si gira da quella parte, direttore, un attimo solo, va bene così. Però noi sì, abbiamo bisogno della benedizione. Ragazzi, voi vi mettete là vicino, tipo, dove sta? Come si conviene a casa? Giù, giù, mettetevi sulla pedana. Da lì, quello ma può parlare anche là, secondo me. Cioè, vi suicidate, praticamente. Anche perché tra 5 minuti riesco a parlare. Mi fate una cortesia, qui davanti ci deve essere un po' di spazio. Voi... Senti, com'è che si... Fate togliere il legno che sta nella serra. Faglielo levare. Ce l'ho io, funziona sto coso. Adesso con il coltello alla gola, l'abbiamo recuperato tutti. Oh, si davanti a questo tardissimo. Attenzione al tappeto perché sennò attento al tappeto. Preferiamo di no. Grazie, mi ha fatto proprio piacere di venire da tanti anni. Agli illustri ospiti, colleghi sindaci, dirigenti dell'ASL, al dottor Savino Cannone, nostro direttore generale, e gli amici di Serra Capriola, gli amici convenuti. Grazie a un accordo che abbiamo sottoscritto a completare la struttura. È un esempio di quando le sinergie tra i vari enti, le varie aziende funzionano, si mettono insieme, si riesce a produrre qualcosa di altamente positivo. Ci sono gli impegni, i soldi del Comune di Serra Capriola, con la cessione poi in comodato gratuito alla ASL della struttura, anche dell'ambulanza, a 118 lavoro con un'ambulanza del Comune di Serra Capriola, dato in comodato gratuito. Questo comune ha avuto, diciamo, questo modo di agire, cioè quello di realizzare delle strutture, delle opere, per poi dare servizi ai cittadini, anche se non era direttamente interessato alla gestione. È quello che abbiamo fatto con l'ASL, quello che facciamo con la provincia per le scuole superiori. E questa sinergia poi che si è realizzata nel completamento delle opere da parte nostra 2 anni fa e da parte dell'ASL per le opere di impianti termici e elettrici ha portato all'apertura di oggi di questa struttura. È una struttura importante per questo territorio che serve Serra Capriola e Chievi. Importante perché noi siamo un territorio di confine, spesso non sempre ricordato dalla Regione. Ci sentiamo un poco
abbandonati, un po' come messi da parte, non siamo né Puglia né Molise, siamo a cavallo dei due. Spesso la nostra popolazione vede nel Molise il suo riferimento principale, anche dal punto di vista sanitario abbiamo questo problema, cioè la nostra ASL non sempre riconosciuta come l'elemento sanitario principale della popolazione, spesso, anzi, il 90% dei nostri cittadini si rivolgeva al Molise. Adesso, se potenziamo ancora di più la struttura, se diamo ancora una mano a questi due comuni di confine a realizzare completamente questo poliambulatorio, aumentando le prestazioni dei professionali, perché per esempio abbiamo un ortopedico che non abbiamo più da 5 anni, dando un minimo di attrezzature, per esempio ci sarebbe bisogno di potenziare la nostra riabilitazione, che è aperta da 15 giorni, non c'era prima. Se ci si rivolgeva a Termoli, il comune aveva un pullman che portava gli ammalati, gli handicappati a Termoli. Aprendo questa struttura riusciamo a evitare non solo la spesa del comune, ma anche il disagio di 118, è ottimo, meraviglioso, funziona benissimo. Ha bisogno di medicalizzarsi. C'è, è prevista la medicalizzazione. Facciamola. Presidente, noi siamo un territorio che forse lei conosce poco. Siamo lontani da Bari, siamo lontani dai flussi. Anche noi. Abbiamo bisogno di sentirci figli, non figliastri. Abbiamo bisogno di sentirci rappresentati, abbiamo bisogno di sentirci aiutati. Abbiamo problemi con le strade esterne, abbiamo problemi con le fogne, abbiamo problemi perché siamo piccolini e siamo lontani. Noi a tutti gli enti, non è rivolto certamente soltanto alla regione. Date una mano a questi territori di confine, fateci sentire Puglia a pieno titolo e così noi siamo disposti a... Io colgo l'occasione per salutare le autorità, le signore e i signori, per ringraziare il sindaco anche di queste parole belle, no? No, non di circostanza, io, il sindaco è un uomo molto sincero, quindi quello che pensa lo dice. E io voglio rassicurarlo, per quanto mi riguarda, ma credo che avrò tutto il sostegno del presidente Fitto, perché questa è una struttura, le cose poi devono sempre nascere un po' alla volta. Oggi questa struttura esiste, c'è, credo che sia anche una bella struttura. Ha bisogno di essere ancora migliorata. Io, la cosa che più mi ha fatto piacere, che con l'apertura di questa struttura, diciamo, delle famiglie che già hanno il disagio di avere dei portatori di handicap, erano anche costretti ad andare col pullman a Termoli, altro era veramente una cosa ignobile. Siamo riusciti, anche se da pochi giorni, a farli curare presso la loro città. E questo già è un fatto positivo. Comprendo perfettamente che bisogna aumentare i fisioterapisti, bisogna mettere qualche altra attrezzatura e questo è un impegno che credo anche di poter poi chiedere al Presidente, che certamente secondo lo spirito della riforma sanitaria e secondo proprio l'uomo Raffaele Fitto troverò tutte le aperture possibili e immaginabili per poter andare avanti in questa struttura. Voglio dire solo ancora una cosa, prima che mi dimentico, voglio portare e porgere i saluti del Presidente della Provincia, dottor Carmine Stallone, che mi ha telefonato, che purtroppo, mi dice lui, non è potuto intervenire perché è stato chiamato per dei problemi urgenti medici alla Casa della Sofferenza, quindi non è potuto intervenire, mi ha pregato di salutare tutti e in special modo anche il Presidente della Regione. Ora voglio cogliere l'ultima, cioè un'occasione. E io voglio ringraziare ancora il Presidente Fitto per averci dato 11 milioni di euro per il completamento dell'ospedale di San Severo. Uno può dire l'ospedale di San Severo, l'ospedale di San Severo, come diceva anche il sindaco, l'ospedale nostro, dove anche Serra Capriola, anche Chieuti devono venire per essere assistiti. Allora, caro Presidente, le volevo dire che il progetto esecutivo è finito, quindi io glielo voglio porgere, poi glielo darò dopo. Ora le chiedo, lei ci ha dato già 11 milioni di euro, quindi già è abbastanza, per ora desidererei poterla impegnare presso gli uffici della Regione Puglia affinché in un mese, in 15-20 giorni, riusciamo a farci approvare, a darci tutte le autorizzazioni, in modo che entro i primi 6 mesi di aprile noi possiamo cantierizzare e finalmente terminare questa struttura di San Severo, che credo sarà un grande sfogo per tutti. Poi l'ultima cosina, sempre l'ospedale di San Severo, voglio ringraziare il Vescovo che con una sensibilità straordinaria stiamo facendo degli accordi per il parcheggio di San Severo, perché quell'ospedale è nel centro della città e quindi non ha parcheggio.
il Vescovo, ripeto, con la sua grande sensibilità, ci sta mettendo a disposizione. Io la mia parte l'ho fatta, era la più importante, abbiamo insieme ringraziato l'artefice di ogni cosa che è il Signore, e a Lui vogliamo raccomandare tutte le nostre azioni umane che devono essere al servizio del bene comune e della comunità, in una sinergia, come si diceva prima, non possono essere unilaterali. E quando si lavora, ecco, Sera Gabriola credo che sta attraversando un momento felice, Sindaco. Io come Vescovo devo ringraziare anche davanti a voi il Presidente Fitto, il Governatore della Regione, per quello che avete visto che abbiamo realizzato nelle chiese. Qui a... Grazie, io voglio rivolgere un saluto a tutti i cittadini presenti, a Sua Eccellenza, al Sindaco di Serra Capriola e a tutti i sindaci presenti, ai colleghi assessori regionali che vedo presenti qui, Roberto Ruocco, Angelo Cera, Enrico Santaniello, al Direttore Generale e l'assessore Mazzaracchio che è assessore alla Sanità e che con me ha compiuto e sta compiendo questo giro da qualche anno per la nostra regione per spiegare le ragioni di alcune scelte. Io penso che oggi noi abbiamo tutti gli elementi per spiegare le ragioni di alcune scelte. Ha ragione il sindaco quando dice che alcune parti del territorio sono state dimenticate, perché una organizzazione che aveva come punto centrale l'ospedale vedeva l'ospedale in quel comune come un punto di arrivo e la penalizzazione di tutto il territorio, cioè di quelle tante realtà della nostra regione come questa, i cui cittadini pagano regolarmente le tasse, tanto quanto i cittadini nei quali insiste un ospedale. E uno dei temi principali della scelta che noi abbiamo compiuto era proprio questo, quello di portare sul territorio i servizi sanitari per quanto possibile, rafforzando la medicina territoriale e creando le condizioni per ridurre l'utilizzo delle strutture ospedaliere, migliorando l'eccellenza di queste strutture laddove esistono e cercando di potenziarle e creando un contesto all'interno del quale il servizio dell'emergenza potesse essere attivato ed essere reso funzionante per quelle che sono le situazioni più urgenti e più impellenti di intervento. E questa è una filosofia che io penso proprio possa trovare uno spunto importante nell'iniziativa odierna, perché barare una struttura che per anni è stata un rustico, grazie alla collaborazione fra le amministrazioni comunali e l'azienda sanitaria e quindi la regione, questo è un fatto positivo, bararla su un territorio di frontiera, di periferia, un territorio che sicuramente ha bisogno di maggiori attenzioni data la sua collocazione geografica, quindi data la difficoltà di poter utilizzare i servizi in modo adeguato, penso che possa essere una risposta adeguata ad una filosofia che è quella che appunto ha come obiettivo principale, non tanto all'interno del provvedimento che sembra essere quello più discusso, cioè la riorganizzazione della rete ospedaliera, che è una conseguenza del piano sanitario regionale, che invece è il vero elemento importante. Lo dico rivolgendomi ai sindaci, nel momento nel quale, dopo aver varato il primo piano sanitario regionale, abbiamo varato il primo piano sociale regionale, e questa struttura ha un obiettivo fondamentale, strutture come questa, quella di potenziare il territorio per far sì che il primo piano sanitario regionale e il primo piano sociale regionale possano trovare un momento di integrazione per giungere al primo piano socio-sanitario che metta in condizione la Puglia di poter essere allo stesso livello delle altre situazioni esistenti nel resto del paese, e mi riferisco in modo particolare al centro-nord. Perché? Perché la integrazione fra sociale e sanitario è fondamentale per potenziare i servizi, e in questo senso i sindaci saranno chiamati a breve, o sono già all'opera, nell'ambito delle previsioni della legge regionale sul sociale e del piano sociale, a predisporre il piano di zona di integrazione fra l'azione dei sindaci, la direzione generale della ASL, per presentare ed interpretare quelli che sono i contenuti. E questo io lo voglio dire perché, non per valorizzare in modo eccessivo, perché secondo me non va data eccessiva enfasi, ma per non ritenere scontato qualcosa che fino ad oggi non è mai esistito. Quindi avere un piano sanitario, avere un piano sociale, avere una dimensione sulla quale impegnarci in questo modo, penso che sia un aspetto molto importante. Io ho avuto modo di venire qui a Serra Capriola tempo addietro e di visitare alcune chiese che erano in una condizione assolutamente preoccupante e disastrata per quello che era accaduto.
ebbi occasione in quell'occasione di avere la rappresentazione delle esigenze, anche colsi un senso di forte frustrazione e soprattutto di reazione, e unita in alcuni casi anche ad una sorta di rassegnazione rispetto al sentirsi lontani. Io penso che il lavoro che abbiamo attivato, come Sua Eccellenza ricordava poc'anzi, invece testimoni un'attenzione delle istituzioni anche a questo territorio, con dei risultati concreti. Torno oggi a Serra Capriola e quelle che erano delle chiese disastrate oggi sono dei cantieri che devono spendere in poco tempo le risorse disponibili, perché è quello che ci impone il percorso di spesa per poter essere riattivate, che non sono solamente interventi strutturali, interventi di recupero di grande valore, di grande pregio storico e culturale, così come giustamente ha ricordato Sua Eccellenza, e non v'è dubbio che è questo, ma penso che sia anche un risveglio forte dal punto di vista della dignità e soprattutto dell'attenzione verso un territorio, quindi proprio della coscienza, oserei dire, di una parte di territorio verso la quale noi destiniamo un'attenzione nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi anni, che mi sembra essere concreta. Le esigenze ulteriori per rafforzare questa struttura, che è a servizio del territorio di Serra Capriola e di Chieuti e comunque di questa dimensione, penso che siano richieste assolutamente legittime, sulle quali personalmente come Presidente della Regione mi impegno, unitamente a quanto ha fatto il Direttore Generale, per far sì, e sollecito anch'io il Direttore Generale, che ci possa essere una risposta adeguata, si possano potenziare quei servizi già oggi esistenti per migliorare complessivamente la capacità di intervento che questa struttura può avere e per dare ai cittadini di questo territorio quei giusti servizi in questo senso. La presenza del 118 e la postazione del 118 penso che sia un altro risultato molto importante. È giusto anche la richiesta di medicalizzazione in questo senso, penso che il Direttore Generale su questo si impegnerà. Vorrei solamente dare un dato anche su questo, perché è bene sempre raffrontarle col passato. Fino a 2 anni addietro noi in Puglia non avevamo il servizio 118, non avevamo il servizio delle emergenze. Oggi non solo esiste, ma compie oltre 61.000 interventi, e devo dire che dall'essere l'ultima regione senza il 118, oggi siamo la prima e unica regione che non solo ha il 118, ma ha anche il servizio di telecardiologia sulle ambulanze, che oramai con un progetto sperimentale è partito, con dei risultati che cominciano a dare dei numeri molto interessanti ed importanti, su due livelli che poi sono la filosofia delle scelte sanitarie di questa regione. Il primo, quello della capacità di intervenire con rapidità e quindi ridurre il numero dei decessi per arresto cardiaco, perché i minuti e i secondi su questo sono assolutamente decisivi. E il secondo, quello di evitare, grazie a questo sistema di telecardiologia, una serie importante di ricoveri inappropriati, cioè di interventi che poi scaturivano in ricoveri assolutamente inappropriati rispetto a quello che era invece la verifica fatta successivamente. E mi sembra che tutto questo rientri in una visione che poi trova appunto nella doppia dimensione, lo dico anche in riferimento alla sollecitazione del Direttore Generale di varare rapidamente l'approvazione del progetto finanziato dalla Regione per il completamento dell'ospedale di San Severo. Perché? Perché c'è un doppio livello, il territorio e il miglioramento sul fronte dell'eccellenza delle strutture ospedaliere. Questo territorio ha bisogno di una cosa e dell'altra, e quindi evidentemente non c'è dubbio che anche in tale direzione l'impegno di poter completare rapidamente la struttura ospedaliera così come previsto, struttura che già sta compiendo e ha compiuto dei passi in avanti molto importanti, rappresenta la doppia dimensione, cioè migliorare qualitativamente le strutture ospedaliere inserendole in un contesto di eccellenza, riducendone, questo è una mia profonda convinzione, le sovrapposizioni inutili che spesso utilizzano mai le risorse che vanno invece investite sul territorio, come in questo caso e come per le richieste fatte, e creare le condizioni perché appunto ci possa essere un servizio che sia fortemente diffuso sull'intero territorio regionale. E in questa dimensione penso che ci sia da parte nostra un'attenzione che in questa occasione, con questa mia presenza, voglio ribadire a tutta la cittadinanza, ai sindaci di questo territorio, nella convinzione, nella consapevolezza che questo territorio ha esattamente gli stessi diritti del resto del territorio regionale. Quindi grazie a questi interventi realizzati e grazie anche a quelli che realizzeremo, io mi auguro che si possa uscire da una convinzione giustificata nel passato rispetto ad una disattenzione e invece corroborata con risultati nel presente, io mi auguro nel futuro, rispetto invece alle potenzialità e alle giuste attenzioni che questo territorio merita da parte delle istituzioni preposte, e nel caso non avremo occasione per rivolgere a tutti quanti voi, alla luce delle imminenti feste, gli auguri di un buon Natale e di un sereno anno nuovo.
fare, chiedo scusa, un omaggio al governatore Fitto, di una riproduzione su tavola del trittico di Francesco Tolentino in una di quelle chiese che la regione sta realizzando, sta ristrutturando in questo momento, di San Mercurio Martiri, che probabilmente potremo andare a visitare. E una copia del nostro mensile, la Portella, del mensile della parrocchia, che ormai ha 10 anni di vita e che racconta la storia di Serra Capriola giorno per giorno. Abbiamo aperto, non si taglia. Che è una palla d'altare del 500 che è nella chiesa di San Mercurio Martire a Serra Capriola. Grazie. Facciamo questo giro rapido. Vogliamo visitare le chiese insieme? No, faccio. Siccome ci siamo dati un po' tutti gli auguri anche per Natale, vorremmo un istante poter brindare con il Presidente, un istante solo, se il Presidente ce lo concede. Sì, poi faremo un giro, credo, per le chiese insieme al Presidente per vedere lo stato dei lavori e eventualmente, se il Presidente ha ancora tempo, in comune per incontrare la cittadinanza. Non so, dipende dai tempi che il Presidente ha. Thank you.
per fare uno schiavo. Adesso dite una volta che te fai una puta, ma stai cittadino il mago Mortisesti. Vai nell'asca, vai. Adesso sei col sindaco. Carmine. Riporterò i migliori ristoranti, riporterò, non l'onorevole Spagna, io vi porterò. Dottoressa! Passione strana. Ma che le vici già sta davanti. Sì, ho capito, scusa, ma qua stavo dicendo di tanto. Va bene, non ti preoccupare. Se sono queste qua pomeriggio da dove? No, no, no. Posso parlare? Aspetta, aspetta. No, sta sviluppando dentro. Sta sviluppando, eh? Hai visto? Eh? Sì, sì, sì. Vedete una ciaracchia qui. No, no, no.